Ciao amici, spesso mi viene chiesto se sia meglio acquistare una scheda reference, quindi basata su design di riferimento, o una scheda custom. Beh, cerchiamo di capire cosa significa avere una scheda reference custom, quali sono le differenze e quindi quale è meglio acquistare. Innanzitutto, che cos'è un design reference? Come dice la parola stessa, è un design di riferimento, cioè diciamo che è un progetto basilare che viene creato dall'azienda stessa che realizza quel prodotto. Quando AMD, Nvidia o comunque in generale qualsiasi produttore di elettronica crea un nuovo prodotto, ecco che mette a punto quello che è un design, un progetto basilare che solitamente cerca di fare il miglior mix, ottenere il miglior mix tra quello che è le prestazioni, quello che deve fare e soprattutto il costo di produzione. Per una scheda grafica questo significa mettere a punto uno schema elettrico che sia in grado di alimentare, di gestire i componenti elettronici per far funzionare la scheda con le sue impostazioni standard, un sistema di raffreddamento che possa raffreddare la scheda quanto basta, che nel contempo non sia troppo rumoroso e con le connessioni, diciamo, quelle basilari. Ovviamente, come detto prima, tutto questo con un occhio di riferimento al prezzo. Il risultato varia da prodotto a prodotto, ma spesso ci troviamo davanti a una scheda grafica che, diciamo, fa il suo dovere senza andare troppo oltre. I produttori poi, per differenziarsi e quindi cercare di accaparrarsi quelli che sono gli acquirenti, vanno a modificare questo progetto. Quindi cambiano il sistema di raffreddamento per uno magari più potente, più silenzioso, vanno a modificare lo schema elettrico per far funzionare questa scheda a frequenze più elevate, aggiungono delle porte grafiche aggiuntive e magari ci aggiungono anche dei LED. Insomma, tutto per creare delle schede più efficienti, più potenti e appariscenti. La domanda che dovremmo farci è: ma questi cambiamenti, queste modifiche, valgono veramente la spesa aggiuntiva che ci viene richiesta? La risposta non è molto complicata e si può riassumere così. Beh, se la differenza di prezzo non è troppo elevata, allora sì. Spesso appunto questa differenza di prezzo non è molto elevata e per qualche euro, qualche decina di euro in più, comunque una piccola percentuale rispetto al costo totale, si possono avere delle schede più potenti, ma soprattutto più efficienti e silenziose. Ovviamente nel caso in cui la differenza di prezzo è più alta, allora è il caso di fermarsi un attimino e pensarci qualche minuto in più se effettivamente vale la pena spendere di più. A dirla tutta, la verità è che se non ci fossero i produttori a imporre la creazione di determinate schede basate sul design di riferimento, probabilmente non esisterebbero proprio delle schede reference. Ricapitolando in poche parole, tenete d'occhio il prezzo, perché se la differenza tra una scheda reference e una custom è solamente di pochi euro, allora molto probabilmente vale la pena acquistare una scheda custom, perché vi offre, come detto, un miglior sistema di raffreddamento, migliore silenziosità, più funzioni e anche un po' di potenza in più. Detto questo, l'altra domanda da porsi è: ma tra le varie schede custom, allora qual è meglio acquistare? Beh, per questa domanda ho dedicato un video che vi metto il link qui sotto, dategli un'occhiata. Io vi ringrazio per avermi seguito in questo video, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, se avete qualche altra domanda fatela qui sotto e vi raccomando condividete questo video con i vostri amici. Io vi saluto e ci vediamo in un altro video. Ciao! Hey,